Qui ci troviamo praticamente nella zona del campo sportivo del San Pio X di calcio e questa invece è la strada sterrata che porta a Palamercuri. Praticamente questa è la strada che in un'altra città, in un altro paese, dovrebbe essere perlomeno un pochino asfaltata, visto che anche gli snipers giocano in Serie A, pensate. Pensate che giocano in Serie A e questa strada è sterrata. Guardate voi se sia normale una cosa del genere. Poi parliamo di sport, parliamo di socialità. Qui veramente stiamo arrivando ad una situazione che il terzo mondo penso che sia qualcosa di inarrivabile, ma sicuramente già l'abbiamo bello che superato, perché vedete, guardate che è una cosa, ma io non riesco a capire. Poi ci si riempie la bocca di proclami, facciamo questo, facciamo strade, facciamo, puliamo a destra, puliamo a sinistra. Qui è una condizione veramente incredibile, guardate, hanno addirittura riempito le buche e non so chi l'abbia riempite, perché a questo punto mi domando anche se sia stato il comune o meno. Poi può darsi anche che la strada è privata, però non so se la strada privata poi possa essere usata o utilizzata per andare al Palamercuri. Comunque, in questa strada che sto facendo, addirittura c'è anche il canile, quindi pensate, insomma, la gente che viene da fuori, non dico adesso per il canile, ma sto parlando del Palamercuri, la gente che viene da fuori, che figura che facciamo proprio dal punto di vista dell'accoglienza e dal punto di vista anche di questi ragazzi che dovrebbero rappresentare la nostra città. Però questo è.